dalla questione Sala. È una persona, un soggetto dirimente, no? All'interno della sinistra milanese, dirimente quanto innanzitutto? Ma io per la verità sono abbastanza indifferente, nel senso che non conosco bene Sala, so la sua storia. Ma è un uomo di sinistra, secondo lei? È difficile capire ormai cos'è la sinistra. In Italia non esiste più la sinistra, questo è il mio giudizio, nel senso che non si può attribuire per esempio all'attuale PD un grande ruolo di sinistra, tant'è che se ne rende conto bene Renzi quando propone il Partito della Nazione. Diciamo che è un esponente possibile del Partito della Nazione, se poi il Partito della Nazione è un partito della sinistra lo vedremo. Lui non ha una storia di sinistra, è stato qui a Palazzo Marino come direttore generale chiamato dal sindaco Moratti, è stato nominato commissario di Expo soprattutto dal centrodestra, a me risulta da Formigoni, insomma ha dei legami profondi col mondo del centrodestra. Però non ci sono limiti alla provvidenza, come dire, cioè magari arriva, scopriamo che fa il sindaco, che ha un rapporto, come dire, aperto con le forze politiche, che gestisce democraticamente la macchina del comune e del consiglio comunale, quindi io non mi esprimo più che tanto, non mi piace fare il totto sindaco. No, quello che mi dispiace è che non capisco perché devo votare uno o devo votare l'altro, non conosco i loro programmi. È una sfilata di moda, come dire, al momento è quasi una sfilata di moda. Ecco, la sua storia però è la storia di un socialista, ma oggi i socialisti dove guardano? All'area di centrosinistra o all'area, diciamo, di centrodestra liberale? No, i socialisti sono per definizione una forza di sinistra, quindi guardano l'area della sinistra, del centro-sinistra, anche se per le cose che ho detto un attimo fa è difficile capirne i contenuti, bisognerebbe ricostruirla una sinistra, cioè io penso che gli errori stanno a monte, l'elezione diretta per esempio del sindaco è una fesseria che dopo 20 anni possiamo dire con grande chiarezza, cioè ci porta a scegliere i sindaci senza nemmeno discutere i programmi. Non parliamo poi dei premi di maggioranza che si trascinano i sindaci, che una volta che sono eletti direttamente e hanno il premio di maggioranza possono andare avanti, no, per 5 anni mettendo sotto torchio qualunque consigliere comunale che voglia alzare la voce. Quindi questa non è di per sé sinistra, questo non è neanche democrazia. Quindi io sono convinto che ci dovremmo lasciare alle spalle 20 anni di Seconda Repubblica e forse guardare alla ricostruzione prima ancora della sinistra di un sistema democratico che oggi è andato perduto. E nel guardare un sistema democratico che è andato perduto, io da socialista, quindi che mi ritengo di sinistra, però voglio discutere con tutti, perché non credo che sia solo patrimonio della sinistra la democrazia di un paese, credo che si può parlare anche con esponenti di centrodestra, e però emerge sempre di più, ed è la cosa che mi interessa in questa fase, un bisogno dei cittadini di contare indipendentemente dall'essere destra o essere di sinistra. C'è uno spazio municipalista, come chiamo io, o democratico, o civico, che va oltre la logica degli schieramenti, che peraltro dopo 20 anni di Seconda Repubblica sono molto più deboli, molto più inquieti. Ecco, però da questo punto di vista, per esempio, ieri Le Pen ha detto non c'è più destra e sinistra, ma ci sono mondialisti e patrioti, no? Lei la vede così, questa nuova divisione? No, io credo che la destra e la sinistra esistano. Esistono dei valori forti degli uni e degli altri che sono valori differenti. Ci può essere un momento nella storia di un paese, come è stato nel 46-47 in Italia, dove tutto sommato comunisti e democristiani si sono messi insieme per costruire la nazione, la Repubblica, così come ci potrebbe essere adesso se volessimo costruire una nuova Repubblica, mettere insieme forze di destra e forze di sinistra per sbaraccare l'ipocrisia della politica italiana di questi momenti.